eravamo arrivati qui, quindi un altro caso studio, la casa dell'archeologo, no? In questo caso, a differenza della casa che ho costruito con la paglia e il sughero, ho trovato un cliente che non si è mai convinto a realizzare una casa in legno, quindi abbiamo dovuto trovare un'altra strada per cercare di essere il più sostenibile possibile. È arrivato da me con l'idea di questa casa, anche lui, quindi anche qui abbiamo fatto un altro percorso. Io sono molto curioso e quindi quando sono entrato in casa di questo archeologo, la cosa che mi ha colpito di più erano questi fossili, no? Quindi abbiamo una sorta di contesto abbastanza anonimo e poi degli elementi molto interessanti come questa conchiglia. La stessa cosa vale per i muri antichi, quando poi ci siamo iniziati a frequentare e io devo fargli il progetto, una cosa che mi piace fare molto e conoscere i miei committenti. E lui mi raccontava appunto di questi muri che anch'io conoscevo, no? Sono i muri romani, hanno sempre due tessiture. Solitamente, come in questo caso, anche se il muro in questo caso è di epoca precedente rispetto a quelli romani, c'è una tessitura principale che sono questi massi ciclopici, poi una tessitura secondaria fatta da questi sassi di formato più piccolo. Questa è l'Arena di Verona, anche qui pietra per gli elementi strutturali, quindi prima tessitura e seconda tessitura il mattone per i tamponamenti. Su quest'idea cosa abbiamo fatto? Visto che non potevamo essere sostenibili proponendo una struttura in legno, siamo andati a cercare materiali da riutilizzare. Quindi abbiamo visto che in provincia di Varese c'era questa industria dismessa che aveva, c'era stata in pratica non era stata costruita in maniera completa, quindi aveva ancora in stock questi blocchetti cannettati in cemento armato, non sono dei blocchetti prefabbricati. E abbiamo chiesto se potevamo acquistare a costo molto competitivo questi blocchi, e questa per noi era la prima tessitura per realizzare il progetto della casa dell'archeologo. Poi siamo andati nelle cave per fare una casa che fosse di forte richiamo alle murature antiche. Abbiamo cercato una cava che facesse di travertino, potesse avere degli elementi di scarto, e quindi ci siamo fatti mandare tutti questi blocchi di travertino che avevano dei difetti e che noi siamo riusciti a recuperare nel nostro progetto. Questo è il primo schizzo, quindi una casa molto molto semplice, come avete visto anche per il progetto precedente, un parallelepipedo. Dove c'è la superficie bianca abbiamo utilizzato e posato i mattoncini cannettati, e poi all'interno di questo parallelepipedo abbiamo iniziato ad inserire degli elementi invece rivestiti in marmo travertino, con gli scatti del travertino, creando una spazialità anche qui particolare. Questo è un primo render, qui i materiali erano leggermente diversi, pensavamo a un marmo Carrara e a un blocchettino cannettato di colore scuro, invece poi abbiamo virato su tono, vi farò vedere le fotografie. In questo schema potete cogliere la spazialità di questa casa, che anche questa gioca su un contrasto molto molto forte, cioè se all'esterno abbiamo un volume banale, direi un parallelepipedo molto molto semplice, questo gioco di incastri, se andiamo a rivestire ciascun elemento anche all'interno con lo stesso materiale, una volta che entriamo in casa ci crea una sensazione molto particolare da un punto di vista spaziale, perché abbiamo tutte queste stanze sospese e quindi all'interno di questa casa ci troviamo di fronte a uno spazio molto molto articolato e inusuale. Questa era un po' la chiave progettuale di questa casa. Questa è una foto dell'edificio realizzato, quindi qui vedete un mattoncino cannettato, questi sono gli inserti in marmo travertino che naturalmente hanno al loro interno lo stesso tipo di rivestimento. Questi sono alcuni dettagli, questa è la piccola loggia, dettaglio dell'ingresso, e poi nel fronte sud abbiamo usato questo sistema di oscuranti tono su tono, e questo, siccome vi dicevo che l'architettura comunque deve mutuare anche da altre discipline umanistiche alcune ispirazioni, avendo visto alcuni quadri astratti di alcuni artisti americani, abbiamo proprio voluto lavorare sulla composizione del fronte sud, andando a lavorare tono su tono, ma anche andando a definire alcune partizioni di facciata che in qualche modo con gli oscuranti chiusi potessero richiamare queste opere d'arte. Questi sono ancora i dettagli, qui si vedono molto bene i blocchettini cannettati, e anche questa casa al variare della luce del sole vibra molto, perché questa facciata è tridimensionale. Tra l'altro questi blocchettini, usati quasi esclusivamente negli edifici industriali, pur essendo in produzione industriale, hanno una loro forte variabilità materica. Quei denti che vedete non ce n'è uno uguale a se stesso, quindi
crea proprio questo effetto anche un po' di artigianalità. Questo è un progetto che abbiamo fatto invece a Cervinia, e Cervinia, non so quanti di voi conoscono Cervinia, non siamo particolarmente lontani, però è, diciamo, un paese di montagna spesso famoso per la speculazione edilizia che c'è stata, no? Quindi avevamo un pochettino il problema di inserire un'architettura in un contesto abbastanza degradato da un punto di vista architettonico, cercando in qualche modo di avviare un nuovo processo virtuoso, dando una sorta di esempio, fornendo appunto quell'eccezione darwiniana di cui parlavo prima. E la prima riflessione che abbiamo fatto è quella di vedere se il paesaggio montano poteva in qualche modo aiutarci, no? Io vivo a Varese, il territorio di Varese è prealpino, conosco le Alpi ma non le conosco così bene, quindi ho cercato un pochettino di studiare quello che era il contesto che doveva accogliere il progetto che stavamo realizzando, e ho fatto un po' mi sono andato a studiare un po' il paesaggio, quindi vediamo come nel Rinascimento la città costruita era in totale opposizione col paesaggio, cioè all'interno della città noi non trovavamo il verde, non trovavamo il paesaggio, erano due elementi ben distinti uno dall'altro. Nell'Ottocento succede il contrario, no? Il paesaggio, il parco, il verde entra all'interno del tessuto edificato, quindi si crea esattamente la relazione opposta. E qui invece ho fatto un'altra riflessione. Siamo sempre a New York, questo è un parco creato da un paesaggista che è andato a recuperare l'essenza originaria di Manhattan prima che Manhattan venisse costruita, quindi quelli sono gli alberi, diciamo, prima che New York esistesse, no? Questo concorso che lui ha fatto, questa proposta che lui ha fatto è stato oggetto di un concorso che ha vinto, quindi questo parco è stato realizzato, però il paradosso è che oggi per mantenere questo parco integro, quindi come era prima che New York venisse costruita, ha bisogno di una manutenzione continua, perché comunque questo paesaggio è fortemente in evoluzione. Qui tutti gli anni nascono piante che non sono originarie di quel periodo, e quindi ci sono c'è una squadra proprio di giardinieri che deve occuparsi di mantenere integre le essenze originarie che c'erano prima di New York costruita. Questo per dirvi che ogni tanto l'idea di paesaggio immobile è un'idea che ci siamo fatti noi, quindi bisogna lavorare su progetti che abbiano una forte interazione sul paesaggio. Il paesaggio ha una sua autonomia, quindi in qualche modo bisogna avere una visione di quello che succede, e lo stesso progetto deve, se si relaziona col paesaggio, essere capace di mutare nel tempo. Non è molto difficile creare un progetto che rimane stabile negli anni. Questa è un altro intervento sempre a New York, questa è la famosa line che hanno poi riconvertito a passeggiata, qui ci passava la metropolitana, il loro intento era quello di recuperare sia la memoria della vecchia linea ferroviaria, così come la memoria della natura che in qualche modo la stava ibridando. Qui iniziate a capire come si può lavorare anche con miscelando appunto natura e costruito. Qui invece un altro progetto sempre di paesaggio fatto in Germania, c'era un aeroporto. I progettisti non hanno fatto altro che rompere l'asfalto e poi fare in modo che la natura in maniera totalmente spontanea creasse quello che è il parco. E anche questo è un progetto fortemente evolutivo, qui non si sono pensate le essenze, non sono piantate essenze predeterminate, si è progettato assieme alla natura che ha fatto il suo corso in maniera spontanea. Se parliamo di lockdown, no, ci siamo resi conto che appena fermiamo le nostre attività, la natura comunque si riappropria di spazi che fino a prima della pandemia sembrava impossibile potesse recuperare. Questo è Chernobyl e questo è Scarpa, no? Grandissimo maestro al quale tutti dobbiamo rendere omaggio. In questo progetto siamo alla Fondazione Querini Stampaia, l'acqua, la marea ha una fortissima interazione con questo progetto, quindi quando sale la marea l'acqua entra all'interno della galleria, in qualche modo diventa un elemento interattivo di progetto. Stessa cosa per il monumento alla Partigiana a Venezia, queste sono le ultime tendenze appunto di paesaggio, dove
in qualche modo si preparano delle terre più o meno acide e poi si lascia che la natura di suo faccia il suo corso. Quindi a seconda della terra che io predispongo in un giardino poi avrò determinate essenze, ma senza che io le predetermini prima. E allora tutto questo per dirvi che essendo veramente in difficoltà a costruire qualcosa a Cervinia, volendo fare un edificio in forte relazione col paesaggio, cosa ho fatto? Ho cercato di capire prima cos'era il paesaggio e ho fatto tutta questa carrellata di esempi e poi sono andato ho provato a comprendere quello che era il paesaggio alpino. Se noi pensiamo alle Alpi, generalmente pensiamo a questa cosa come un paesaggio bucolico, fortemente naturale, quasi selvaggio, no? Le Alpi, tra l'altro, se le guardiamo in queste mappe storiche e anche con degli ortofoto, sembrano quasi un arcipelago, no? La Pianura Padana sembra quasi un mare. Quindi ci rendiamo conto che è anche un paesaggio molto molto complesso, non facile da decifrare. Questo è l'ortofoto. E poi un'altra cosa divertente è che nello stesso periodo in cui stavo facendo questo studio sono stati invitati a fotografare le Alpi dei fotografi che non avevano una grande relazione con il paesaggio alpino. Questo è un fotografo olandese, quindi per lui il paesaggio era questo, ma per lo stesso, per un altro fotografo il paesaggio era questo. Quindi anche qui, a seconda del punto di vista con il quale noi andiamo ad osservare un contesto, possono esserci letture molto differenti. Quindi è veramente una cosa molto, molto sfuggente da capire. Poi c'era lo stesso fotografo che ha fatto la prima foto, ha ritratto il paesaggio alpino in questo modo, ed è un po' quello che io mi sono trovato a Cervinia. E quindi cosa ho capito? Ho capito che avevo due orizzonti a cui guardare, no? Quello alto, secondo me di pregio, quello basso, insomma, un po' più discutibile. La stessa cosa. E come leggere l'architettura? Fortunatamente a Cervinia ci sono anche degli edifici di grande valore. Questo è Mollino, Albini naturalmente. E quindi qua ritorniamo al mio discorso darwiniano, no? Cioè io mi sono trovato questo paesaggio, che scelte avevo? Il paesaggio, come dicevo, è molto fluido, molto difficile da decifrare, però a Cervinia abbiamo anche il Cervino in primo luogo, che fa proprio da riferimento, e quindi una relazione col Cervino la dovevamo dare. Dovevo dare anche una relazione col costruito, questo mi sono rifiutato di farlo, quindi ho guardato alle architetture più virtuose che erano state costruite e ho cercato in qualche modo di trovare una strada che potesse dar luogo a un'altra architettura e diciamo siamo arrivati al progetto che vi dicevo. Una cosa che mi ha aiutato molto studiando le Alpi è stata la cultura Walser, no? I Walser sono un popolo nomade, il primo che ha conquistato le Alpi, sono partiti dalla Val Formanza, quindi siamo distanti da Cervinia, però poi pian piano hanno creato diverse colonie. La cosa più interessante è il modo in cui costruivano le case. Avevano un basamento minerale in pietra e poi ci appoggiavano sopra una scatola in legno. E l'altra cosa interessante è che per scaldare la casa avevano una stube centrale e quindi avevano un sistema di riscaldamento e anche una spazialità interna che in qualche modo era stata definita negli anni e che per me è stato un grandissimo riferimento. L'altro riferimento sono queste case che hanno questi brisolei, la loro funzione era quella di far essiccare la paglia durante i mesi più caldi, durante l'estate, appoggiandola appunto a questi brisolei, quindi era un altro elemento caratteristico di questi edifici. Da qui sono partito per fare le mie riflessioni progettuali e spaziali e per realizzare questo edificio Cervinia che, non vi ho detto, è una piccola struttura ricettiva. L'altra cosa che abbiamo inserito all'interno del progetto, sempre per parlare di architettura, ma architettura emotiva, se vogliamo chiamarla così, è che la nostra cliente era una ballerina di danza classica, aveva una grande passione per il cigno nero, quindi dal ritmo musicale di questo pentagramma siamo andati a trovare, ad estrarre dei rapporti ritmici e armonici, e abbiamo poi costruito il nostro fronte sud sulla base di questi rapporti. Il lotto su cui siamo intervenuti è questo lotto molto lungo e stretto, quindi avevamo dei vincoli urbanistici e delle distanze da mantenere molto molto vincolanti. Avevamo tre edifici dietro che in qualche modo a nord ostacolavano la vista su alcune montagne, quindi poi vedrete nella facciata nord abbiamo dovuto lavorare su questi canali ottici.
disegnando due facciate completamente diverse. Questo è il piano terra, un piano di servizi. Questo è il piano, scusate, il piano semi-interrato, perché non vi ho detto che quell'otto è, ha una forte inclinazione, quindi tutto il piano semi-interrato è, abbiamo dovuto fare forzatamente in cemento armato. Tutto quello che parte da questo piano invece è fatto con strutture in legno. Quindi in questa struttura si entra da nord, abbiamo un locale accoglienza, una stanza per disabili e da questa parte un comparto sport. Il piano sopra ha solo camere, quindi due suite laterali e due camere standard nel centro. Questi terrazzi hanno questa forma a zigzag con questa linea spezzata, un po' richiamo alla forma della copertura e anche un pochettino richiamo dello skyline che circonda l'edificio. Questo è l'ultimo piano, quindi uno spazio diciamo, molto più ampio. Questa è la stube centrale, reinterpretata in chiave contemporanea, ma è il vecchio concetto dei valzer, un tavolo da pranzo e una cucina a disposizione sia di uno chef privato che degli ospiti che vanno a stare in questa struttura. Questa è la sezione, il tetto in alto è caratterizzato appunto da questa falda. Questa falda è nata anche da un vincolo normativo, avevamo un limite d'altezza e un'inchinata minima di falda da rispettare, quindi non è stato possibile realizzare un unico tetto a due falde, ma abbiamo dovuto creare questa linea spezzata e qui arriviamo quasi a 5 metri di altezza. Questi sono gli elementi che hanno poi determinato le aperture in facciata, i primi schizzi, e questo è il progetto, quindi vedete il piano seminterrato con i servizi, il piano da qui parte la struttura in legno, qui c'è la spa, qui la zona di accoglienza alla camera disabile, tutte le camere e questo piano alto molto molto trasparente che si relaziona in maniera molto decisa con il panorama alpino. Queste sono le foto. L'altra cosa sulla quale abbiamo lavorato in termini proporzionali era quella di inserire un edificio contemporaneo ma in qualche modo rispettoso anche della taglia e della dimensione degli edifici che ci stavano dietro. Questo che vedete in alto è il cerchino. Quindi a sud un edificio molto più aperto in termini di trasparenze. Questa è, ecco, poi abbiamo lavorato su queste cornici, questa è una loggia all'ultimo piano, qui si può uscire e stare anche nei mesi più freddi, però questa cornice l'abbiamo progettata apposta per incorniciare uno scorcio di paesaggio. Questo è il fronte che vi dicevo, qui sotto c'è la spa, qui davanti adesso c'è una terrazza con un grande solarium. Questi sono altri schizzi del prospetto nord che, come visto che si relaziona con le case dietro, è molto più chiuso e ha queste finestre asimmetriche che invece sono studiate apposta per inquadrare attraverso questi canali visivi le montagne. Questo è il prospetto, questo è il prospetto sud, nord-ovest. A nord-ovest abbiamo realizzato anche questo vestito gessato, se vogliamo, queste lamelle che come sempre vibrano molto alla luce. A noi piace molto fare edifici che durante la giornata possono variare in termini percettivi, possono vibrare alla luce. Qui vedete le finestre simmetriche, sono state pensate in questo modo proprio per incorniciare parti diverse di paesaggio. Questa è una foto del terrazzo con questa linea spezzata, questi brisolai messi in verticale, dettaglio degli interni, non mi soffermo insomma sul tipo di interni che ci piace progettare. In questo caso siamo in montagna e legno la fa la protagonista. Una cosa molto importante da dire ai nostri clienti quando facciamo una casa in legno è che poi fuori non per forza il legno lo dobbiamo lasciare a vista, possiamo tranquillamente usare altri materiali. Questa è la cucina, i materiali usati sono pietra e legno, naturalmente l'interrato forzatamente abbiamo dovuto fare un cemento armato, anche qui fibrogesso, canapa, ferro, sono un po' impallato il... ok. E questa qui è la famosa stupe che abbiamo poi ridisegnato, chiave un pochettino più contemporanea, questo basamento in pietra e rivestimento in ferro. Questo edificio è
allacciato a una rete di teleriscaldamento a consumi ridicoli, quindi anche qui siamo partiti sempre da un'idea di architettura e di confronto anche con elementi che ritenevamo di pregio. Il paesaggio non siamo riusciti a trovare una chiave ben definita, ci siamo spostati sulla cultura, sulla tradizione Walser, e da lì siamo partiti a fare il progetto, ma poi questo progetto l'abbiamo vestito in maniera il più naturale possibile, cercando di avere anche dei consumi molto molto ridotti. Ecobonus, no? Questo disastro assoluto poteva essere uno dei... Io credo che l'incentivo ecobonus poteva essere veramente una rivoluzione anche e soprattutto estetica, no? Per le nostre città, per le nostre case. Purtroppo si è rivelato un disastro ecologico, perché siamo pieni di XPS, no? E quando mi dicono ma il sughero con la grandine come si comporta, ripeto, quella casa che avete visto prima ha fatto già due tempeste di grandine, danni non ne ho rilevati, anche se non c'è uno storico. Avrei voluto vedere se quel cappotto fosse stato in XPS, con le palle di grandine che arrivano, che cosa sarebbe successo. Quindi è proprio un fatto anche culturale, no? E poi, vabbè, è inutile che racconto a ciascuno di voi quelli che possono essere le ricadute di questo incentivo oggi, però è stato veramente una grandissima occasione persa. Noi abbiamo fatto un solo intervento dove il cliente, al di là di un efficientamento energetico, ci ha chiesto anche un'idea e una qualità di tipo architettonico. Quindi casa anni 70, molto molto semplice, un cubo con un tetto a quattro falde. Qui davanti non si vede, ma c'è il lago di Varese, dietro invece ci sono queste colline. Loro volevano un efficientamento energetico, una ristrutturazione interna e un piano in sopraelevazione, quindi il recupero del sottotetto. E diciamo, quello che abbiamo tirato fuori è questo progetto. Quindi abbiamo realizzato un piano in parte aperto con dei terrazzi che guarda verso il lago e verso le colline. Abbiamo creato questi brisolei per rendere questa casa più contemporanea. Questo cappotto che vedete è un cappotto in sughero non decorato in 3D come l'altra casa, semplicemente posato, non rasato. Questa parte invece recupera la parte di interrato per una zona che si relaziona meglio con il giardino della casa. Quindi quello che io mi sarei auspicato da questo incentivo era un pochettino questo, cioè lo sforzo deve essere non di limitarsi al solo cappotto o al solo efficientamento energetico, ma provare all'interno di uno spazio anche contenuto a riqualificare in termini architettonici ed estetici edifici che magari quelle qualità non le possedevano. Questo è un altro intervento. Io vi ho portato oggi i progetti, diciamo, di scala minore che abbiamo fatto come studio, perché credo che poi nel nostro quotidiano quello che ci capita più spesso siano queste cose, no? Se avete poi la curiosità di vedere sul sito vedrete anche interventi più complessi, però mi sembrava più utile farvi vedere questo tipo di progetti. Questa è una casa di per sé molto molto bella, no? Una casa dei primi anni del Novecento, degli anni 30, ha una sua dimensione domestica che io trovavo molto molto affascinante, molto interessante. Il cliente voleva sopraelevarla di un piano, quindi questo ci metteva un po' in difficoltà, e riqualificarla da un punto di vista energetico. Quindi questa è la casa che avete visto. La caratteristica principale di questa casa è che ha un giardino molto lungo e stretto che corrisponde al fronte sud ed è rialzato, cioè una sorta di gradino. Questo giardino è bellissimo perché è pieno di piante molto molto belle, molto curate, e quindi volevamo anche qui creare una relazione tra natura e costruito. L'idea quindi è stata quella di assecondare le richieste del cliente, quindi sopraelevare di un piano la casa. La cosa difficile, vi dicevo, è che la casa precedente era comunque molto domestica, molto accogliente. Non volevamo trasformare questo edificio in un condominio, non volevamo fare un falso storico, volevamo fare un'architettura contemporanea, ma allo stesso tempo garantirne la domesticità. Perché quando siamo qui e vediamo questo edificio, un conto è vedere due piani, un conto è vedere tre piani. Quindi non volevamo che questo edificio incombesse in maniera poco domestica su chi poi viveva al giardino. L'idea è stata quella di togliere queste due pareti e portare il giardino in verticale, cioè regalare a questi clienti una serra sospesa
trasformando un muro di casa in un giardino all'interno della casa stessa, no? Questa serra poi aveva anche funzione bioclimatica. Vi dico subito che le serre bioclimatiche sono un'illusione, nel senso che funzionano anche in un certo punto. Questa cosa costava moltissimo, cioè a livello strutturale, quindi abbiamo trovato un compromesso, cioè abbiamo iniziato a dover rinunciare purtroppo a togliere le due pareti, però non abbiamo rinunciato all'idea di creare una struttura sospesa che in qualche modo potesse essere poi ibridata dalle piante rampicanti. Abbiamo iniziato a lavorare sul disegno di questa struttura sospesa. Come vi dicevo, prima di iniziare un progetto, se posso entro nelle case dei miei clienti, sono molto curioso. Loro erano collezionisti di queste voliere del Nord Africa, che trovavo molto belle, e poi, inspiegabilmente, forse perché c'erano ancora i suoceri in casa, la casa era completamente piena di queste cose qua, che sono i vecchi centrini che anche mia nonna aveva, e che io da bambino ho sempre odiato, perché spesso insomma, me li trascinavo giù dal tavolo e prendevo anche delle grandi, diciamo, sgridate. Quindi abbiamo comunque provato a miscelare, diciamo, queste due situazioni che i clienti avevano nella loro casa. Abbiamo disegnato questa maglia, questa sorta di riquadro che poi abbiamo realizzato con una lamiera tagliata laser. Abbiamo fatto un abaco delle parti per andare a rivestire la nostra struttura metallica sospesa, e qui vedete una foto dal giardino. Adesso siamo molto lontani, quindi il decoro quasi ad uncinetto si perde un po', però abbiamo realizzato il sopralzo con struttura in legno, l'abbiamo rivestito con questi pannelli in fibrocemento, poi abbiamo appunto addossato la facciata a questa struttura, e questa struttura col tempo avrebbe dovuto poi riprendere quell'idea di giardino verticale, quindi avere dei rampicanti che la ibridavano. Al cliente è piaciuta molto la tessitura di questa struttura metallica, e quindi poi col tempo ci sono ripassato, non ha mai invertita, l'ha lasciata sempre nuda. Qui altre foto. E questo è l'ultimo progetto che ho. Quanto tempo ho, Gianluca, scusa? Ancora 10 minuti. Ok, 10 la facciamo. Scusate se sono andato un po' veloce, poi insomma, se c'è qualche approfondimento potete scrivermi tranquillamente e cercherò di rispondere a tutti. Questo è il progetto invece, dal mio punto di vista, più sostenibile, più importante, non in termini di scala, che il mio studio ha affrontato. Qui devo essere grato all'imprenditore, al proprietario di questo fabbricato industriale che tutte le volte mi piace citare, si chiama Moreno Novello. È un imprenditore che nel 2006 ha fatto una cosa straordinaria che in Europa non ha uguali, e che però non è stata capita quasi da nessuno. Lui aveva uno stabilimento che fa scatole di imballaggio e voleva cambiare sede, perché voleva, oltre a queste scatole di imballaggio, realizzare un edificio che potesse anche costruire case in legno. Quindi la scritta Novello è composta da 7 lettere. Abbiamo iniziato a lavorare sull'idea di 7 scatole, vedrete come, per il perché, e abbiamo lavorato anche sull'applicazione di 7 decisioni sostenibili. L'obiettivo era quello di autocostruire un edificio industriale di 17.500 metri quadri, sono circa 4 campi da calcio, per le dimensioni, completamente in legno e senza impianto di riscaldamento a Varese. Il termotecnico che aveva partecipato al progetto preliminare aveva fatto una stima di circa 870.000 euro di impianto. Non abbiamo realizzato l'impianto che ci aveva proposto. Io ho trovato la macchina segnata, però siamo riusciti a fare un edificio che a Varese non ha un impianto né di riscaldamento né di rinfrescamento. Questo è l'edificio che vedete realizzato. Noi nello specifico ci siamo occupati della consulenza energetica e della progettazione di questi fronti, di questi 3 fronti. Le strutture invece sono state prese a carico da uno studio di ingegneria. Io sono curioso, quindi sono andato all'interno del vecchio stabilimento, ho visto le scatole di imballaggio, ho iniziato a fotografarle con grande stupore da parte del proprietario, che non si capacitava di cosa ci trovassi in queste scatole, però per me erano delle piccole architetture, no? Delle piccole sculture. Quando mi sono trovato davanti a quest'ultima scatola di imballaggio, qui c'è un elicottero delle Armachi, io ero alto circa un terzo, no? Quindi sono rimasto particolarmente colpito da questa sorta di scultura in legno. E quindi la decisione è stata quella di provare a moltiplicare, a sospendere nel vuoto 7 scatole, qui vedete 6,
per richiamare anche all'esterno, sul fronte che affaccia sull'autostrada dei laghi, il contenuto di quello che loro facevano all'interno dell'azienda, no? E questa cosa è stata non solo un'idea architettonica, ma anche una sfida strutturale, perché queste scatole, che hanno una terza dimensione, aggettano rispetto al piano sotto, del piano del lavoro, di circa 4 metri, quindi sospendere queste masse sopra una pensile di 4 metri è stato un grandissimo sforzo strutturale. Sotto questa linea rossa invece lo spazio è molto lineare, qui ci passano muletti, si accatastano un sacco di cose, quindi deve essere uno spazio molto fluido. I tagli che vedete non sono stati realizzati, l'idea era quella di creare un edificio che anche in questo caso variasse col variare del giorno e della notte, cioè di giorno questa idea di ribaltare i concetti classici dell'architettura e quindi di portare la massa sospesa nel vuoto di giorno, quindi avere questa percezione molto, molto importante di questi elementi, di notte invece retroilluminare questi box e trasformare l'edificio in un grande cielo stellato, quindi dargli un po' di poesia e forse di senso dell'effimero, del leggero, insomma. Questi sono i primi modelli di studio, quindi questo è un plastico che abbiamo fatto in studio, questa è una prima proposta, fibrocemento, quindi un materiale molto resistente, pratico sotto, invece lamelle verticali in legno per quello che riguarda la parte sopra. Questi tagli che vedete non sono altro che grandi finestre per portare la luce da nord all'interno e quindi limitare l'utilizzo di luce artificiale. Questi sono alcune foto dell'edificio realizzato, purtroppo le lamelle in legno non sono state posate come la nostra intenzione, però non è un dettaglio così importante. Qui vedete queste scatole, sono 7, sospese su questa pensilina, e sotto lo spazio del lavoro utilizzato per stoccare materiale, per passare con muletti. La cosa particolare è che, essendo nato in un paesaggio che ha un po' questo skyline, forse il disegno di questa facciata è legato un po' anche alle mie memorie, no? di Varesino. E tra l'altro una cosa importante è che questa scatola che noi abbiamo riproposto riprende comunque la tipologia di sega delle industrie, ma ha un elemento contemporaneo in più, che è la terza dimensione, nel senso che i denti di sega spesso sono bidimensionali, la facciata è piana, in questo caso invece abbiamo piegato queste facce, le abbiamo incastrate una nell'altra e quindi abbiamo reso tridimensionale una facciata che genericamente è bidimensionale. E adesso vediamo, scusate, mi tolgo la giacca. Vediamo come si può fare un edificio industriale nella maniera più sostenibile possibile, no? Qualcosa di quasi sta all'opposto, cioè l'industria di solito si pensa all'inquinamento, al fatto che non può essere sostenibile, invece abbiamo provato a farla sostenibile il più possibile. Quindi decisione 1, non consumare altro suolo. Io non l'ho detto, ma tutte le case che avete visto nuove, Cervinia, la casa dell'archeologo, la casa di Pagliari, non sono completamente sostenibili. Abbiamo comunque utilizzato terreno vergine. Oggi non dobbiamo più farlo quando è possibile. In alto vedete il vecchio stabilimento, cioè lui ha scelto volutamente un'area già edificata, no? Voi direte sì, però il vecchio capannone è molto più grande di quello che c'era. Vi posso assicurare che queste dimensioni, questo edificio erano già estremamente grandi, quindi lui aveva necessità di metri quadri di logistica diverse, però ha fatto già un grande sforzo, cioè lui è andato a trovare un terreno già costruito, quindi è stato demolito quello che c'era e ha autocostruito quello che doveva essere poi la nuova sede. Come abbiamo fatto ad autocostruire questo edificio? Come vi ho detto, in questo nuovo stabilimento oggi si costruiscono anche case in legno. Quindi lui ha comprato dalla Germania questa macchina, ha fatto una tettoia in mezzo a questo prato, vuoto, con 4 pilastri. Questa tettoia aveva una superficie di 400 metri quadri e ha iniziato a costruirsi le pareti. Era divertente perché quando si passava sull'autostrada, no, si vedevano queste persone con questa sorta di piccolo edificio e tutto intorno un edificio industriale che piano piano nasceva. Questa cosa, per chi un po' conosce il legno, è rivoluzionaria. Invece di fare una fondazione, una platea in cemento di 17.500 metri quadri, per essere il più sostenibili possibili, ma dovendo forzatamente usare il calcestruzzo, sono stati studiati questi plinti a binchiere, quindi tutto quello che c'è intorno non è stato gettato. Ci sono 87 di questi plinti, 87 pilastri un metro per un metro, e quindi abbiamo risparmiato un sacco di cemento.
qua vedete il capannone delle prime fasi di costruzione, quindi i pilastri, poi naturalmente si è fatta la copertura, e cosa importantissima, in questa avventura si sono coinvolti gli operai dell'azienda, quindi hanno partecipato alla costruzione della loro industria, del loro posto di lavoro, e come vedete poi a Natale sono montati in chiomato. La decisione 3 è stata quella di usare solo materiali naturali. Anche qui, ogni tanto, soprattutto quando ero più giovane, mi spaventavo davanti a progetti grandi, ma adesso vedrete come l'approccio che abbiamo utilizzato per progettare questo fabbricato industriale gigante è il medesimo che abbiamo utilizzato per il piccolo appartamento che vi ho fatto vedere all'inizio. Quindi, un po' di numeri, 17.500 metri quadri sono tantissimi, abbiamo usato quasi esclusivamente il legno, 5.000 metri cubi, quindi risparmiando un sacco di CO2, circa 7.000 tonnellate, e poi abbiamo isolato tutto il capannone con questa cosa, con la cellulosa, no? Sono 7.000 tonnellate di cellulosa insufflata all'interno delle pareti. Qui vedete come si fa, sia per le pareti perimetrali sia per la copertura abbiamo utilizzato questo tipo di isolante. Qui vedete, no? Piano piano sono andati a chiudere le pareti perimetrali. E poi un'altra cosa molto molto importante, non abbiamo materiali naturali che ci consentano di isolare gli edifici al piede, siamo costretti a usare ancora la chimica oggi. Questa è una proposta del Zarbotecnico che prevedeva l'isolamento su tutti i 17.500 metri quadri, ma la terra, diciamo, ha una sua inerzia, quindi se noi creiamo una sorta di filtro tra la temperatura esterna e quella interna al capannone, il terreno su cui andiamo a appoggiare il resto dei metri quadri già di per sé isola l'edificio, sia d'inverno che d'estate, cioè d'estate ce lo raffresca e d'inverno ce lo riscalda. E quindi abbiamo limitato l'XPS solo al perimetro. Qui quanto petrolio abbiamo risparmiato? Parecchio, ne abbiamo dovuto usare un po', ma abbiamo fatto un grande salto da un punto di vista della qualità ambientale. Qui vedete una foto, quindi il perimetro isolato, l'interno battuto di terra e poi il capannone semplicemente appoggiato. Il tetto è stato fatto con lamiera graffata. E poi, come per l'appartamento, abbiamo sfruttato gli apporti gratuiti. Quindi un patto non scritto che avevamo fatto con gli operai di questa azienda è che avrebbero dovuto per 2 anni lavorare a condizioni che non sapevamo che tipo di condizioni climatiche all'interno del capannone si sarebbero. Quindi gli abbiamo preventivato che d'inverno, nei giorni più freddi, avrebbero lavorato a 14 gradi per lavorare non è una temperatura così rigida, e che d'estate invece avrebbero avuto temperature intorno ai 25-26 gradi, che invece sono più fastidiose, nella speranza, diciamo, che ci sarebbero stati pochi giorni ad agosto, quando l'azienda comunque è a basso regime. D'inverno l'edificio viene completamente sigillato, quindi avendolo isolato molto bene, sfruttando l'inerzia del terreno, il calore delle macchine di produzione, quello delle persone che ci lavorano, riusciamo a non scendere mai sotto i 14 gradi. D'estate abbiamo superato i 25-26, arriviamo a 28-29, sono, diciamo, temperature disconfortevoli che fortunatamente però, ripeto, si registrano solamente in poche giornate. L'illuminazione abbiamo cercato di eliminare il più possibile quella artificiale, posando dei solar tube che poi vi faccio vedere. Fotovoltaico, produciamo circa 1 megawatt di energia, quindi soddisfiamo tutti i requisiti dell'azienda. E poi gli apporti di luce naturale, appunto queste grandi aperture sulla facciata, e questi solar tube, ce ne sono 80, che catturano la luce del sole e la portano lungo un tunnel in alluminio fortemente riflettente all'interno dell'edificio, e poi la diffondono grazie a dei vetri smerigliati fatti apposta. Un'altra cosa incredibile è che, se voi pensate quanta acqua cade su un tetto di 17.500 metri quadri, quest'acqua, nel momento in cui poi viene rilasciata nel terreno, può creare dissesto idrogeologico molto molto pesante. Tra l'altro, nelle vicinanze abbiamo anche un torrente, e quindi il cliente ha, nonostante non ci fosse l'obbligo di invarianza idraulica quel tempo, posato questi pozzi perdenti, guardate le dimensioni, ne ha posati una decina, no? Proprio per salvaguardare e reggimentare le acque meteoriche, che in parte vengono anche recuperate per usi per il giardino piuttosto che per usi sanitari. Si autoproduce l'energia, vedete il fotovoltaico, vedete poi
lo skyline che si apre quando da Milano si va verso Varese, e poi l'ultima, cioè quella di salvaguardare anche chi ci lavorava all'interno, no? Noi siamo a 20 minuti dalla Svizzera, se lui avesse fatto questa operazione poteva farla in Svizzera, avrebbe pagato il 23% di tasse, avrebbe avuto uffici pubblici che gli avrebbero steso tappeti rossi. Qui questo capannone insiste su due comuni, quindi abbiamo dovuto moltiplicare i problemi per due, perché hanno osteggiato questo tipo di operazione non conoscendone il valore, no? Quindi secondo me, cioè in Europa non esiste un edificio che ha queste caratteristiche sia in termini di scala che di qualità e di sostenibilità. Quindi aver trovato problemi anche dal pubblico è stato qualcosa di particolarmente deprimente. La sostenibilità è anche sostenibilità sociale, ci sono dei disabili, le persone che lavoravano nel vecchio stabilimento lavorano molto vicino a dove lavoravano prima, non creano inquinamento perché non devono spostarsi né con auto né con mezzi a motore. Questo è il capannone, tanto per farvi dare anche un'idea di quello che sono le dimensioni, e quindi abbiamo fatto felice anche loro, che non sono varesini doc, ma che sono quelli che lavoravano all'interno del capannone e che comunque in qualche modo hanno partecipato a questa avventura. Quindi in conclusione, noi, non vi ho detto, lavoriamo col BIM, tutte queste simulazioni anche a livello di prestazioni dell'edificio le simuliamo virtualmente prima di andare a dire al cliente di non fare un impianto di riscaldamento. Abbiamo ottimizzato le prestazioni energetiche, isolato tantissimo l'involucro con la carta, e ciò ha determinato l'assenza di un sistema di riscaldamento e raffrescamento, annullato i consumi di CO2 perché non abbiamo emissioni, abbiamo autoprodotto l'energia. Quindi l'approccio è stato quello, grazie a un committente super illuminato che ha spinto lui per tante di quelle soluzioni che vi ho raccontato, abbiamo deciso di valutare come si comportava l'edificio, no? Nel momento in cui abbiamo visto che non era necessario fare un impianto di riscaldamento, siamo riusciti a fare appunto quello che vi ho raccontato. Quindi a distanza di 5 anni non si è reso necessario nessun intervento integrativo, perché abbiamo fatto una predisposizione, no? Un eventuale impianto da installare nel caso in cui questo esperimento fosse andato male. Quindi questo è per noi sostenibilità architettura, e io anziché futura architettura ci metterei presente, perché oggi secondo me è l'unico modo per il quale vale la pena di progettare. Noi crediamo nel legno, questo è Giuseppe, uno dei miei collaboratori, che lui come gli altri ringrazio sempre per la pazienza e il contributo che danno allo studio, e per qualsiasi cosa questo è il nostro sito, se poi avete curiosità, approfondimenti, critiche, potete scrivermi, sono tutti i contributi ben accetti. Quindi grazie mille, scusate se ho corso un po' di fiatone, spero di lasciarvi.